Le mie gambe tremano, forse sono brividi, brividi d'amore. Eccoci! Benvenuta! Buongiorno a tutti! Buongiorno condominio, buona domenica! Buongiorno cari! Siete bellissimi, avete fatto begli ascolti, complimenti. Grazie, grazie, grazie condominio. Bellissimi, inquadrava Amadeus. Mica è sempre sabato, oggi è domenica, infatti, è e quindi vero. Siamo qua pronti ad applaudire i veri protagonisti di Mezzogiorno in Famiglia, le sì. squadre, le squadre. Eccole qua. Iniziando. E Kiki e Cocò, certo, i nostri orsacchiotti. Due concorrenti, ricordiamo, dentro questi Kiki Cocò, eh. Attenzione, perché sono fortissimi gli amici di Sciacca Agrigento. Accompagnati sempre dalla splendida, bravissima, preparatissima Roberta Lampredi. Buongiorno a tutti, buona domenica. Adesso lei condominio la vede così in un bel primo piano Roberta Lampredi, sì. Ma venerdì sera era tale quale a Giusy Ferreri, mi creda, quella figurina ieri, non la voglio dire perché siamo in televisione, ma oggi ci rifaremo perché Sciacca sono forti, ma anche Franca Viralmare sono fortissimi. Eccoli, eccoli qua, dall'Abruzzo. Ma chi è quel bel giovane che mi ha imitato Battisti? Tale quale, anche lui tale quale, vero? Tale quale, lui è Attilio Fontana. Eccolo, ciao Attilio. Devo usare un attimo il mezzo pubblico per scopi privati, ma ieri ho dimenticato di fare gli auguri al mio papà che ha fatto gli anni, allora tanti auguri, gioia mia, ti voglio bene, amo, auguri! Non te lo sei dimenticato, bravo. Ieri tutti gli hanno fatto gli auguri e tu bravo. Giustamente che gli vuoi bene, dici io te li faccio da solo il giorno Voleva dopo. Voleva essere una cosa diversa. Ciao Liboriuzzo, ciao, un bacio. Liborio, auguri. Ciao Liborio. E allora vi ricordo amici, vi ricordo che c'è un numero attivo che potete comporre sin da subito per giocare più tardi con noi, 894433. Mi raccomando, e allora colleghiamoci con lei, Roberta Gangeli, Franca Viralmare, eccoli. Grazie Laura, buongiorno e buona domenica a tutti dall'Abruzzo. Questa mattina da Piazza San Domenico vi diamo il benvenuto ricordando la festa di Halloween che ormai è alle porte, la notte del 31 ottobre nelle case, ovviamente per chi ama festeggiare questa ricorrenza vengono illuminate con delle candele le zucche. Qui accanto a me abbiamo una vivaista e decoratrice Federica Di Peco che ha anche intagliato le zucche proprio per quell'occasione. Buongiorno. Buongiorno, ciao Roberta, esattamente. Per voi oggi ho preparato delle zucche spaventose, classicamente intagliate per poter essere illuminate o semplicemente con un disegno da far fare ai nostri bambini. L'alternativa è semplicemente scavare una nostra zucca e utilizzarla a mo' di portavaso con i fiori di stagione, se non vogliamo andare a utilizzare dei decori classicamente spaventosi, diciamo. Grazie e complimenti a Federica Di Peco. Anche se è domenica, qui i bambini delle scuole, sia Masci che Michetti, sono venuti in compagnia delle loro insegnanti per prepararci a questa festa che non è né italiana né tipicamente locale, però diverte tanti più piccini. E qui ci sono delle splendide bambine che stanno facendo proprio dei disegni per l'occasione. E io, proprio a una di loro, voglio regalare il cappello da streghetta per poter andare poi la notte del 31 a dire dolcetto scherzetto, giusto? Che punto sei del disegno? Lo sto quasi finendo e poi lo ritaglio e lo attacco in camera e anche i miei genitori a casa stanno facendo delle zucche per appenderlo oppure delle decorazioni di Halloween. Grazie a Maria Laura e a tutti i bambini qui presenti. Noi ci prepariamo alla festa, ma anche a seguire la sfida decisiva in studio. Forza squadra blu, vi aspettiamo dopo. Forza, ciao, 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 ciao. A ciao bambini. Bambini. Ciao, ciao bambini. Ciao bambini, naturalmente.
i bambini amano molto Halloween. E ora buona domenica tutta sciacche alle gemelle squizzato, a voi ragazze. Buongiorno Amadeus, buongiorno a tutti voi, buona domenica qui in Sicilia, nella provincia di Agrigento, a Sciacca c'è un sole splendente e quasi 30 gradi, sembra ancora estate. E con questo clima, con questo mare, con questo cielo, Sciacca è una città turistica che attira anche in questo periodo tantissimi turismi, turisti. Ci sono ovviamente tante attrattive, c'è tanta voglia di divertirsi e può capitare, entrando in un bar, di vedere una scena come questa. Vedete, sono dei barman acrobati, ma non solo nei bar, ci sono delle vere e proprie esibizioni. Per farci raccontare qualcosa di più di queste acrobazie, noi interrompiamo il barman Gianluca Nardone nella sua esibizione e gli chiediamo di raccontarci qualcosa di più, perché noi sappiamo che ci sono due tipi differenti di flair. Sì, abbiamo l'exhibition flair e il working flair. Il working flair lo puoi trovare entrando in un bar, dall'altra parte si comincia a fare qualche routine, qualche movimento con le bottiglie per attrarre le persone. Quindi bottiglie piene quando un cliente chiede il cocktail. Perfetto, si lavora con le bottiglie piene. Invece per quanto riguarda il flair exhibition, ormai è diventato quasi uno sport, si fanno delle gare internazionali e mondiali e noi abbiamo dei grandi, grandi campioni in Italia. E noi qui abbiamo sia dei campioni professionisti sia però delle persone che stanno ancora prendendo. Sì, oggi abbiamo i principianti e i ragazzi che sono un po' avanzati come corsi. Abbiamo Francesco e Simone che prossimamente parteciperanno al nazionale e gli altri due ragazzi che stanno cominciando a fare piccoli di quella sinistra. Piacerebbe anche a me cominciare a provare quest'arte, ma forse è meglio per il momento provare ad assaggiare qualche cocktail, perché il signor Nardone prepara dei cocktail ricordando sempre il gusto siciliano. Cosa ci ha preparato oggi? Oggi ho preparato un cocktail che si chiama cannolo con la ricotta, ho trasformato la pasticceria siciliana nel beveraggio e poi ho fatto... E allora beviamo questo cannolo scomposto. Che bontà! Con questo caldo ci voleva proprio. Fado a Sciacca! Beate voi! Subito a dare il punto e diventano due perché aveva già il punto di vantaggio inizio la trasmissione. 2-0. Noi tranquilli e sereni andiamo a collegarci con Roberta Gangeri. Francavilla al mare, auto d'epoca, guardate bene. Ben ritrovati in Abruzzo, io non ho resistito, mi sono allontanata momentaneamente dalla piazza per provare questa meravigliosa autovettura serie 40 special appartenuta ad un lord rosso bordeaux, colore tipicamente indiano, utilizzato dalle spose indiane. Qui a mio fianco saluto il signor Renato Braconi dell'Old Motors Club d'Abruzzo. Allora aggiungiamo altre caratteristiche di questa meravigliosa autovettura. Questa è un'autovettura americana carrozzata in Inghilterra, è un 8 cilindri in linea, la carrozzeria è tutta in alluminio ed è stata fatta proprio per i Lord. Grazie signor Renato, ma andiamo a scoprire anche gli altri gioielli. Buongiorno al signor Nino. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Un Alvis. Sì, questa è un Alvis Corsa del 1923, è un pezzo unico. Antichissima, grazie al signor Nino e buongiorno al signor Nicolino con l'altro suo gioiello. Buongiorno, è una balilla nata il 23 agosto del 32. All'epoca si volle motorizzare l'Italia con una macchina economica e infatti costava 12.000 lire all'epoca. E doveva andare contro la famosa crisi del 29, infatti ci riuscì. Grazie signor Nicolino, io corro dal signor Michele per vedere quest'altra meraviglia. Buongiorno, questa è una balilla carrozzeria Bertone, unico esemplare, disegnata da Mario Revelli de Bomo, un notissimo stilista dell'epoca. Splendida, grazie signor Michele, concludiamo con questa altra autovettura ministeriale degli anni 30 e con questi pezzi unici noi abbiamo fatto un tuffo nel passato qui in Abruzzo, ora torniamo nuovamente a seguire la gara in studio. A dopo da Francavilla al mare, ciao! Ciao Roberta, ciao! Incredibile! Per pochissimo, non strappa la coppa! Per pochissimo, guardate, quindi vince Francavilla al mare, gemelle squizzato, a voi! Incredibile! Non riusciamo! Ciao a tutti, non abbiamo tempo! Francavilla al mare, il prossimo weekend torna! Grazie a Sciacca, grazie a Roberto Lanfranchi!